Eccoci qui con il professor Tiriticco, già dirigente tecnico del Ministero dell'Istruzione, e a cui chiediamo la differenza tra istruzione, formazione ed educazione. Sì, con il decreto con cui è stata lanciata l'autonomia, quindi siamo nel 1999, quindi sono passati già 20 anni, nell'articolo 1,2 si accenna a queste tre paroline magiche, diciamo così, cioè quello che è formazione, quello che è istruzione e quello che è educazione, che sono tre parole, tre nomi che poi riportano a tre verbi estremamente importanti. Ecco, se io parlo di istruire, l'istruzione riguarda l'apprendimento di una data disciplina, quindi ti istruisci in italiano, in matematica, in francese, in quello che sia. Quindi l'istruzione, diciamo, ha questo tipo di funzione. Se entro nel mondo della formazione, le cose sono diverse, perché con la formazione insisto sulla persona, quindi l'alunno in quanto persona. Quindi non mi limito soltanto ad istruirlo su determinate discipline, ma entro anche nel campo della formazione, diciamo, della sua personalità, per esempio. Quindi un gradino superiore rispetto all'istruzione. Il terzo vocabolo è quello della educazione. L'educazione investe la persona in tutto il suo aspetto, investe la persona in quanto cittadino. Quindi possiamo dire che la scuola e gli insegnanti si debbono impegnare non soltanto ad istruire le persone, ma anche a formarle in quanto uomini o in quanto donne e ad educarle in quanto cittadini della nostra Repubblica Democratica. Ecco, questi tre verbi o queste tre parole vanno sempre coniugate insieme. E spesso nella nostra scuola si insiste molto sull'istruzione e poco invece sugli altri due aspetti. Grazie professore. Prego.